È facile capire perché molte persone considerano il megalodonte come la creatura marina più spaventosa di tutte, dopo aver visto appunto il film Il Megalodonte. Questo animale potrebbe avere uno dei morsi più potenti al mondo, ma non sono certamente i più spaventosi del loro genere. Ho trovato infatti ben 10 creature ancora più terrificanti e spaventose dello squalo megalodonte, in diversi aspetti. Mettiti comodo e preparati, perché non sono per niente creaturine docili. Leunice di Rimini. I comuni vermi da terra sono così utili che noi umani adoriamo averli nelle nostre fattorie perché fanno un lavoro perfetto nell'areare il terreno. Immagina ora però di avere un verme di 3 metri che dimora in modo poco appariscente sotto il fondale marino ed è pronto a cacciare. Questo è il verme Bobbit. Questi vermi giacciono sul pavimento degli oceani nel mondo e aprono la bocca per intrappolare la loro sfortunata preda mentre il resto dei loro corpi è nascosto al sicuro sottoterra. L'unico istinto che ha questo animale è la fame, che li fa catturare e mangiare qualsiasi cosa captano con le loro antenne. Poi usano le loro carenature super affilate per tagliare a metà le loro vittime, mentre le trascinano nel terreno dell'oceano e si accontentano di un bel pasto decente. Inoltre è affascinante apprendere che questo animale cancella ogni prova che la sua preda abbia mai attraversato il suo cammino. Inoltre, questo verme può paralizzare permanentemente le appendici umane usando le sue setole che rilasciano tossine che causano irritazione alla pelle. Come questi esseri si riproducono rimane un mistero per i ricercatori, anche se alcune teorie plausibili supportano il ciclo riproduttivo. Il stetacanto. Lo stetacanto è un animale che lancia un severo avvertimento alle persone che pensano che essere solo enormi sia una necessità per qualificarsi come creatura terrificante. Questo animale assomiglia ad un tipico squalo con una faccia appuntita e i denti aguzzi, ma al posto della tipica pinna dorsale ha una strana punta a forma di incudine sulla testa. Questo animale visse dai 360 ai 260 milioni di anni fa e vanta caratteristiche fisiche insolite. Sebbene fossero tenaci predatori a pieno titolo, cacciavano anche pesci più grandi come il Dunkleosteus. Anche se relativamente minori in dimensioni, lo stetacanto era brutale e poteva opporre una certa resistenza a creature anche più grandi che lo attaccavano, nonostante la possibilità che potesse essere sconfitto. Il mosasauro. Governava il mare durante il periodo cretaceo risalente a oltre 100 milioni di anni fa. Questo spietato predatore ha una sorprendente somiglianza con i dinosauri del mare, ma gli scienziati concordano invece sul fatto che fosse un rettile imparentato con i serpenti. Sebbene questo mostro variasse di dimensioni, in media raggiungeva almeno i 15 metri, e questo usava le sue vaste pinne e il corpo flessibile per uccidere e ingoiare tutto ciò che attraversava il suo cammino. Riconosciuto come un predatore all'apice della piramide alimentare, le altre creature correvano via per salvarsi la vita appena avvistavano tale essere. Le loro doppie mascelle appese e due file di denti gli aiutavano ad allungarsi il più possibile per afferrare altri mostri marini, come squali e specie più piccole. Il più grande esemplare di mosasauro è paragonabile, per dimensioni, al megalodonte, ma nessuno batte la balenottera azzurra che può raggiungere fino a 33 metri di lunghezza. Gli esemplari più grandi mangiavano varie prede, come squali e uccelli marini, e anche altri mesosauri più piccoli. Inoltre le loro abitudini di caccia suggeriscono che divoravano la loro preda pezzo per pezzo, ed è degno di nota che non tutti gli esemplari erano giganti, ma anche i più piccoli non erano meno potenti. Il Plesiosaurus. Anche se siamo d'accordo sul fatto che il megalodonte fosse una delle creature più temute del suo tempo, il Plesiosaurus si inserisce nella stessa categoria. Questo animale è un rettile gigante che misura circa 13 metri di lunghezza e appare in diversi film e programmi televisivi famosi. L'incredibile caratteristica di questo rettile è il suo lungo collo serpentino, che costituisce quasi la metà del suo intero corpo, e i suoi enormi denti affilati, come rasoi. Hanno invece questi una potenza di ben 33.000 PSI, che consente loro di cacciare altre creature marine mentre navigano attraverso l'oceano. Il liopleurodonte. Può essere lungo fino a 9 metri e pesare quasi 2 tonnellate e mezzo. Questo rettile marino visse circa 160 milioni di anni fa durante il periodo giurassico, e la prima prova dell'esistenza di questo animale è saltata fuori nel 1873, quando sono stati ritrovati i suoi fossili. Questi esseri misuravano 3 metri in più rispetto al grande squalo bianco, ed è naturale che fossero ben 2 volte più pesanti. Il liopleurodonte era una creatura oceanica che regnava sul territorio in cui esisteva, e a parte le sue dimensioni mostruose, era anche estremamente pericoloso. Infatti il suo cranio lungo quasi 2 metri conteneva denti affilati come rasoi progettati per lacerare la pelle e la carne più dure.
Una caratteristica che porta questo animale a competere con il megalodonte è la sua disposizione delle pinne, che secondo i paleontologi gli permettevano di nuotare ad una velocità di 40 km all'ora, nonché 5 volte più velocemente di un umano. Lo squalo dal collare. Un lungo corpo di anguilla che si estende fino a 2 metri di lunghezza. Le pinne si trovano sull'estremità della coda e può sembrare una cosa preistorica, ma esistono ancora oggi e gli scienziati dicono che attaccano la loro preda come un serpente. Il loro corpo lungo ospita oli a bassa densità, un fegato gigantesco e idrocarburi. Inoltre vanta anche uno scheletro cartilagineo che lo rende leggero e gli permette di restare sospeso immobile in acque profonde. Lo squalo dal collare può ingoiare animali lunghi quanto il suo corpo. La bocca di questi esseri è rivestita inoltre con 300 denti divisi in 25 file e sono usati non solo per macellare la preda, ma anche per attirarla. Lo squalo dal collare si trova negli oceani Atlantico e Pacifico e vive ad una profondità di circa 120 metri. Non minaccia i nuotatori, ma gli scienziati rischiano di affrontare la loro ira. Questo perché la loro pelle è ricoperta di tentacoli dermici a forma di scalpello che sono molto affilati. Infine, questo animale è chiamato fossile vivente perché non è cambiato molto nei suoi 80 milioni di anni sulla Terra. Il basilosauro, tradotto significa lucertola reale, anche se erano solamente balene che sembravano rettili. Questa creatura vagava per gli oceani oltre 40 milioni di anni fa, misurando oltre 15 metri di lunghezza. Questa creatura ha un sottile corpo, simile a quello di un serpente con una piccola gabbia toracica, oltre che una piccola pinna pettorale simile a quella dei leoni marini. Durante il suo regno, questo animale era uno dei più grandi mangiatori di carne del tempo, e le prove scheletriche delle grandi mascelle e i denti massicci hanno portato gli scienziati a credere che fosse un predatore all'apice della piramide alimentare durante il periodo in cui è vissuto. Studiando il contenuto dello stomaco, i ricercatori hanno trovato pesci piccoli e alcuni più grandi all'interno, e a parte questi piccoli dettagli, non si sa molto sulla storia di questo animale. Infine, per qualche motivo, si sono estinti, ma non è così difficile da riconoscere che questi esseri erano più terrificanti di un megalodonte. Il Dunkleosteus. Circa 358 milioni di anni fa non esistevano animali terrestri e questo periodo era conosciuto come l'era deovoniana dei pesci. Allora l'oceano era dominato da feroci predatori marini come il Dunkleosteus. L'animale era un pesce lungo 20 metri che vagava per il mare con la sua armatura ed era uno dei più grandi pesci conosciuti dell'Artridea e l'ultimo del suo genere anche. Questa creatura di grandi dimensioni non aveva un solo dente sulla testa, ma invece il suo intero cranio era ricoperto di placche e ossa e, come se non fosse abbastanza spaventoso, le zanne aumentavano man mano che la creatura invecchiava. Quindi, mentre gli animali più giovani banchettavano con prede più piccole, i più anziani sgranocchiavano altre creature marine anche più corazzate. Solo recentemente gli scienziati hanno scoperto che le fauci di questo animale potevano chiudersi di scatto con una forza di circa 3600 kg. E per metterlo in prospettiva, questa forza è il doppio di quella di un coccodrillo, che fornisce solamente una potenza di 1600 kg. Il Leviathan Melvillei era un'antica specie di capodoglio che viveva sulla costa peruviana oltre 129 milioni di anni fa. Il cranio misurava circa 3 metri di lunghezza e 5 metri di larghezza, rendendolo così il più grande fossile noto nel capodoglio. Inoltre, a giudicare dalla lunghezza del cranio, gli scienziati ritengono che potesse crescere fino a 17 metri di lunghezza. Il suo morso è estremamente pericoloso e utilizza un metodo di aspirazione per catturare le sue vittime. Inoltre, le loro potenti mascelle li hanno aiutati a respingere altri predatori all'apice che condividevano le stesse acque con loro. Nemmeno i megalodonti o gli squali osavano avvicinarsi troppo a questi esseri, che, date le loro dimensioni, potevano mantenersi caldi per periodi di tempo molto più lunghi. I ricercatori hanno anche predetto che questo animale si nutriva di animali di media taglia, il cui alto contenuto di grassi era una fonte di energia fondamentale per il mostro. Ed infine, sebbene l'animale si sia estinto, esso passa alla storia come una delle creature più straordinarie che abbia mai governato l'oceano. E direi fortunatamente si è estinto. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere quali di questi animali pensate sia più pericoloso del megalodonte o almeno della taglia del megalodonte in qualche modo. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, un non mi piace se non vi è piaciuto, iscrivetevi se siete nuovi al canale e noi come sempre ci vediamo nel prossimo.